tutti, non siamo noi cattivi, non siamo noi gli untori, non esiste un ristorante che conosca io che sia stato fatto chiudere per Covid, perché le regole le rispettiamo. I miei dipendenti sanificano, puliscono, dicono ai clienti mettete la mascherina, e in vetro qualitana chi c'è a dire mettete la mascherina? Nessuno! Coprifuoco alle 18? No, dicono i ristoratori in protesta. È la morte annunciata della categoria e noi non ci stiamo. Qua non si sta chiedendo di fare il parassita come fanno con il reddito di cittadinanza e tutte queste cazzate qua. Qua si chiede soltanto di lavorare. Ci stanno rovinando, ci stanno distruggendo così. A questo punto non so se vale la pena di stare aperti. Cosa stiamo aperti a fare? Facevano prima chiuderci. Noi non portiamo la peste, cerchiamo di trasmettere serenità, cerchiamo di vendere sorriso, cerchiamo solo di stare in piedi e stranamente siamo sempre i primi della lista a dover chiudere non si sa per quale motivo, manco fossimo stati noi a inventare il virus. Impennata dei contagi, primo coprifuoco alle 23, hanno seminato panico e calo dell'85% della clientela e col 75% dei lavoratori in smart working, dicono i ristoratori, il pranzo di lavoro non può esistere. Meglio piuttosto un lockdown. Il fatto di poter chiudere 15 giorni, 3 settimane, innanzitutto metterebbe tutti gli imprenditori allo stesso livello e poi darebbe la possibilità di riaprire a un mese dal Natale. Risolvere finché c'è tempo è l'appello di tutti, altrimenti il disagio sociale aumenterà e a Milano, come dicono le prime avvisaglie di ieri, sarà come a Napoli. Ci saranno meno soldi, meno incassi e quindi la paura di poter entrare nella rete della criminalità. Ci rendiamo conto che così, se già prima era difficile, adesso è proprio insostenibile. È finita ormai. Sono le 18 e chiudiamo il cerchio.